ragazzi, qui l'Alex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui ragazzi oggi con un nuovo unboxing a tema Scream. Finalmente ragazzi, è un po' di tempo che non vi porto un unboxing su questo franchise, mi mancava da impazzire, soprattutto dopo aver visto Scream 6, che è veramente tanta roba. Ragazzi, ho qui il solito coltellino, non devo ammazzare nessuno, tranquillo, o forse non ammazzo nessuno. No, scherzo YouTube. Allora, ragazzi, vi ho già anticipato qualcosa sul mio profilo Instagram perché mi seguo su Instagram, ma oggi ragazzi qui dentro c'è una nuova maschera particolare, ok? Particolare. Vi andrò a spiegare appena la vediamo di cosa si tratta. Quindi apriamo il pacco. Perfetto, questo coltello taglia abbastanza e l'ho già praticamente aperto. Oh. Ok, mi sono spaventato perché ho visto tutto rosso, ho detto cos'è sta roba? Ok, perfetto, c'è la qua. E qua dentro, ragazzi, c'è lei. Attenzione, oddio ragazzi, che figa. Già sento la morbidezza, è bellissima. Fermi. Oddio. Raga, è stupenda. Ragazzi, allora io sono super emozionato. Sono super emozionato perché che cos'è? Ragazzi, questa è una Gen 1, o meglio, una replica della Gen 1. Non è la Gen 1 originale, perché l'originale costa 1000 euro e passa. Quindi ovviamente non posso permettermela. Però ragazzi, questa è una Gen 1, ovvero la maschera che usano Billy e Stu nel primo Scream, quindi Scream 1. Ed è qualcosa di pazzesco, vi giuro è un sogno, anche se non è l'originale, però è veramente fatta bene ragazzi, è veramente fatta bene. Il materiale è una gomma molto morbida, non è vaniglioso ovviamente, anzi puzza anche forse un po', però ragazzi è molto fatta bene, le retine sono veramente molto spesse e molto figa. È una replica, questa qua l'ha fatta un ragazzo avendo uno stampo di una vera Gen 1. Non si sa ancora come questo ragazzo americano, perché l'abbiamo preso dall'America, sia in possesso del vero stampo della Gen 1, perché le Gen 1 non vengono più stampate, cioè, quindi ragazzi non si sa come ha fatto, ma porca vacca, cioè questa è proprio la... Adesso c'è già il velcro per il vestito. Questa è proprio la maschera quando c'è la scena del garage, quando viene ammazzata Tatum nel garage di Scream 1, è proprio lei, figa, vediamo dietro come è fatta. Ah ok, sì, dentro come vedete ragazzi è fatta in questo modo, ovviamente non ha il cappuccio completo, cioè a differenza delle altre Scream vedete che qua è aperta, questo perché appunto non è l'original, diciamo così. Però raga, veramente è fatta bene, cioè è spaventosissima. Questa col vestito è terrificante. Ovviamente ragazzi, non la vedrete oggi in questo video indossata col vestito, ma la vedrete in un corto che faremo prossimamente, dove Brandon userà la Gen 1. Ragazzi, preparatevi per il prossimo corto perché sarà una figata. Alla prossima.